SCP-023 deve essere contenuto in un'intersezione murata di due corridoi presso il sito, con almeno 3 metri di spazio in ogni direzione e porte finte a 3 delle 4 estremità. Sopra le 4 saranno poste delle telecamere di sicurezza. Per tutto il tempo, le cavità oculari di SCP-023 devono essere riempite con inserti sferici di gomma dura. Gli inserti oculari devono essere sostituiti non appena si degradano. La degradazione può essere controllata misurando la luminosità dell'effetto bruciatura, come osservato dal video di sicurezza. Una luminosità superiore a candele richiede la sostituzione degli inserti entro 12 ore. Gli inserti oculari devono essere sostituiti singolarmente e solo dopo che il sole sia tramontato del tutto. Il personale non deve guardare direttamente nelle orbite di SCP-023 in nessun momento. A seguito dell'incidente 023-27, tutte le superfici riflettenti, compresi schermi, monitor e occhiali di qualunque tipo, non sono permesse entro i 30 metri dalla cella di SCP-023. Sono inclusi i monitor collegati alle telecamere di sicurezza all'interno della sua custodia. Il personale di sicurezza inviato ai posti di blocco fuori entrambi i corridoi deve mettere in atto e aderire a questa misura. La sperimentazione riguardo SCP-023 è stata sospesa a tempo indeterminato. SCP-023 è un grosso cane peloso assessuato, 1,5 metri da spalla a spalla, con pelliccia nera. Ha degli occhi di un rosso arancio brillante e denti prominenti, vedi rapporto di incidente 023-26. Ogni qualvolta che un individuo entra in contatto visivo con SCP-023, lui o un membro stretto della sua famiglia morirà esattamente un anno dopo aver interrotto il contatto visivo. La ricerca sul metodo di selezione è incompleta a causa di una moratoria sugli esperimenti, ma i dati disponibili suggeriscono che avere più parenti stretti riduce la probabilità che gli individui entrino in contatto visivo, morendo, e non è stato trovato né un modello né una preferenza nei tipi di vittime designate. Questo probabilmente indica che la vittima di SCP-023 viene designata in modo assolutamente casuale, ma non è noto se questa selezione avviene all'inizio o al termine del periodo di tempo annuale. I tentativi di porre fine ad un individuo che ha avuto un contatto visivo con SCP-023 e di tutta la sua famiglia prima del periodo di tempo di un anno ha portato a le autopsie dei corpi uccisi dall'effetto di SCP-023 mostrano che, pur apparendo esteriormente illesi, i loro resti sono stati riempiti di cenere altamente compressa, includendo, ma non limitato a questo, tutti gli organi e il sistema circolatorio. Tessuto muscolare, ossa e tessuto cerebrale mostrano segni di un'esposizione a temperature superiori a gradi centigradi. SCP-023 è stato portato all'attenzione della Fondazione per la prima volta quando ha attaccato una chiesa in durante una sessione, uccidendo civili direttamente e a seguito di un contatto visivo. Dopo il recupero di SCP-023, sono stati somministrati degli amnesici di classe B a tutti i testimoni superstiti. L'incidente è stato coperto come caso di incidente doloso. SCP-023 ha violato il contenimento passando attraverso la parete della sua cella, incidente 023-1. SCP-023 è stato ritrovato più tardi all'intersezione di due corridoi in altre parti del sito. La gente ha notato una somiglianza di SCP-023 con un. Le procedure di contenimento con SCP-023 sono state aggiornate. L'assistente di ricerca ha rilasciato un riprovero per la negligenza. SCP-023 è stato responsabile per le morti di addetti al personale e civili
da quando è stato messo in contenimento il 10 del 12 del 94. Richiesta di riclassificazione come Keter in attesa. In un tentativo di limitare il pericolo posto da SCP-023, dottor ha approvato la rimozione degli occhi e la bocca di esso. Immediatamente dopo la rimozione degli occhi, SCP-023 violò il suo contenimento sparendo completamente. SCP-023 fu riottenuto su una uscita dell'interstatale alle 4:37 PM e fu ricollocato in contenimento, dove personale di classe D finì di rimuovere i denti. Mentre il numero di civili esposti a SCP-023 durante questo periodo è sconosciuto, i rapporti monitorati hanno collegato a 9 casualità a questo incidente. Dopo, dottor è stato sospeso per aver contribuito, se non per essere direttamente responsabile per l'incidente 023-026. Dottor è ora in carica di SCP-023. La crescente difficoltà di contenimento che si è mostrata a seguire degli eventi causati dal dottor dovrebbe servire come monito a tutto il personale della fondazione, sicuro, contenuto e protetto. Ricerca, sperimentazione, convenienza e pure la sicurezza del personale della fondazione sono di secondaria importanza. Non stiamo lavorando per proteggere noi. Un totale di corpi morti esattamente un anno dopo l'incidente 023-26 sono stati identificati come collegati all'esposizione con SCP-023. Una copia di occhi di vetro sono stati inseriti all'interno delle cavità oculari di SCP-023 da 2 membri del personale di classe D. Gli occhi di vetro assumono una illuminazione arancione-rossa, simile a quella dei veri occhi di SCP-023 prima che fossero rimossi. Vetro fuso comincia a colare dalle cavità oculari di SCP-023. Appare su tutte le lenti, finestre, vetri, schermi e superfici in vetro del sito. Ordinata evacuazione del sito SCP-023 scomparso. Unica traccia di SCP-023 è una sezione del pavimento bruciata attorno a una piccola pozza di vetro colorato. Tutta colpa mia. Ho condannato il mio intero team e probabilmente il resto della struttura. Tutto quel che ci rimane è continuare a provare. Dobbiamo contenere SCP-023. Un anno dopo l'incidente 023-27, soggetti morirono e furono sepolti in una tomba di massa fuori dal sito